C'è anche l'Università di Sassari con il suo Dipartimento Architettura, Design ed Urbanistica nel cammino che porterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite alla terza conferenza mondiale Un Habitat, dedicata agli insediamenti urbani. Da domani al 20 febbraio, Alghero, sede del Dipartimento, sarà dunque tappa di uno dei 28 eventi preparatori Urban Thinker Campus che culmineranno con la conferenza di Quito Habitat 3. In Ecuador, dal 17 al 20 ottobre, a 20 anni da Istanbul 96 e a 40 da Vancouver 76. Gli Urban Thinker Campus tenteranno di rispondere da differenti punti di vista alla domanda «Qual è la città di cui abbiamo bisogno?» «The city we need». L'appuntamento di Alghero, in particolare, sarà intitolato «Open for Art», una città aperta all'arte, perché l'arte è condizione necessaria per la bellezza e la qualità della vita della città, strumento di riqualificazione e rigenerazione urbana, opportunità di sviluppo. Le conferenze preliminari forniranno gli spunti di riflessione per la nuova agenda urbana, il principale documento che verrà sottoscritto a Quito. Open for Art sarà inaugurato domani alle 18 nella Biblioteca del Mediterraneo del Complesso di Santa Chiara e proseguirà secondo un ricco calendario di appuntamenti. All'evento principale si affiancano infatti mostre, seminari e dibattiti collegati al corso di dottorato in architettura e ambiente. The City We Need Open for Art è un'iniziativa della World Urban Campaign, promossa da Un Habitat ed è organizzata dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura di Cagliari, la Facoltà di Architettura di Belgrado, che ospita il programma Public Art in Public Space, e il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio dell'Università e del Politecnico Torino. L'evento è patrocinato da Regione Sardegna, Comune di Alghero, Comune di Sassari e gode della partnership del Museo Mandi Nuoro, della Società Umanitaria, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, della Fondazione Nivola, dell'Associazione Culturale Sadomo e Cooperativa Teatro en Vol, dell'Associazione Studentesca Archimastria, dei Decamaster, Master in Diritto ed Economia per la Cultura e per l'Arte, del Laboratorio di Ricercazione Tamalacca. Questa iniziativa rientra tra le attività strategiche del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, in un quadro di sviluppo delle collaborazioni scientifiche e didattiche di rilevanza internazionale. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, nella Sala Milella dell'Università di Sassari, hanno partecipato il professor Luciano Gutierrez, delegato del rettore dell'Università di Sassari all'internazionalizzazione, Erasmus e mobilità studentesche, il professor Nicola Secchi, direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, la professoressa Silvia Serreli, responsabile scientifico del progetto Open for Art, la professoressa Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola, il dottor Giovanni Campus, dottorando del corso di dottorato in architettura e ambiente, dottoressa Nada Beretic, dottoranda del corso di dottorato in architettura e ambiente. Nei giorni scorsi si è tenuta a Sassari, nella sala convegni della Camera di Commercio, un convegno incontro dal titolo Marchio Unico Nazionale, un vantaggio competitivo per le imprese della Sardegna, organizzato da Conflavoro PMI e Assoreti PMI Sardegna. Il marchio unico nazionale certifica l'origine e la tipicità italiana, rappresentando una garanzia per tutta la filiera, un vantaggio per le aziende che accrescono il loro livello di competitività sui mercati, il valore aggiunto delle produzioni e dei servizi. Conflavoro rilancia in questa occasione l'importanza della certificazione con il marchio unico nazionale. Molte aziende si stanno attrezzando per conseguirlo e altre ci pensano in prospettiva di un mercato che apprezza sempre più i prodotti del nostro paese. Il marchio può rappresentare infatti per le aziende un fattore di successo e più in generale di rilancio per il sistema economico, come quello italiano, i cui prodotti sono da sempre riconosciuti per qualità ed eccellenza. Non solo, l'incontro nasce per far conoscere alle aziende l'accordo siglato con Montepaschi di Siena a sostegno del Made in Italy. Per le imprese certificate è a disposizione un plafond commerciale da 100 milioni di euro a livello nazionale e a copertura delle necessità finanziarie legate alla gestione aziendale. All'incontro hanno partecipato il presidente Camerale Gavinussini e il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il vicepresidente nazionale di Conflavoro PMI Mario Ara, il presidente nazionale di Conflavoro
PMI Roberto Capobianco, Antonio Rossi, responsabile del marchio unico nazionale, Giuseppina Pinna, responsabile di Assoreti PMI Sardegna, Rosario Previtera, presidente della rete di impresa Lycon, Domenico Milani e Barbara Fais, rispettivamente direttore territoriale e coordinatore commerciale area Sardegna del Monte Paschi di Siena e il presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Sardegna, Luigi Lotto. Sentiamo il vicepresidente nazionale di Conflavoro PMI, Mario Ara. Obiettivi del marchio unico nazionale. Il marchio unico nazionale, l'obiettivo primario è quello di tutelare i prodotti del nostro territorio, i prodotti dell'italianità. Il marchio unico nazionale si pone come obiettivo primario l'internazionalizzazione, la tutela del prodotto Made in Italy. Ed è un progetto questo che come Conflavoro, come associazione Conflavoro, stiamo perseguendo a livello nazionale. Abbiamo certificato numerosissime aziende, tantissime aziende, anche in Sardegna abbiamo già iniziato a certificare aziende, tante aziende sono nel momento di decisione, che sono pronte ad acquisire, a superare lo step di presentazione del marchio unico. È un'opportunità molto importante e reale circa la possibilità di dimostrare la propria origine e tipicità. L'obiettivo primario da parte dell'organizzazione, da parte di Conflavoro, è proprio questo, di tutelare i nostri prodotti. Con gli scenari che ci stanno presentando anche a livello europeo, dove ci stanno imponendo l'import di prodotti che niente hanno a che fare e li stanno legalizzando, fra l'altro, noi diciamo che le aziende ancora di più, proprio in virtù di questo, devono cercare di tutelarsi attraverso il disciplinare del marchio unico nazionale. Domani, 17 febbraio, dalle 9 alle 11 nel canile comunale a Fontana Savigu, sulla direttissima per Osilo, si procederà con il servizio di anagrafe canina. La microcipatura sarà effettuata a cura del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della ASL in collaborazione con l'assessorato comunale all'ambiente. L'identificazione e l'applicazione del microchip sono totalmente gratuite. Saranno accettati solo 70 cani. Gli animali non devono avere infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre, i cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. I cittadini interessati devono presentarsi muniti di documenti personali e codice fiscale. Saranno accettati anche i cani di altri comuni. Ancora insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti: 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se preferite invece mandarci una mail. Vi ricordo anche il sito www.telegin.tv, dove ogni giorno troverete al suo interno il notiziario quotidiano, l'archivio dei notiziari e anche tutte le nostre produzioni. Educare e sensibilizzare sui temi ambientali è la priorità, ma si deve anche monitorare, controllare e infine sanzionare quanto è necessario. Su questo principio generale si basa l'attività dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sanna, perciò nei giorni scorsi è stato organizzato un tavolo tecnico negli uffici dell'assessorato all'ambiente e verde pubblico, coinvolgendo la polizia municipale e l'assessorato competente, la società Ambiente Italia che gestisce l'appalto per la raccolta dei rifiuti, i tecnici del settore, gli ecovolontari, i barracelli e le guardie zoofile. Lo scopo è quello di istituire un nucleo di controllo ambientale comunale per coordinare tutti i soggetti che nel territorio sassarese si occupano dei temi ambientali. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo potenziato la comunicazione alla cittadinanza, grazie soprattutto al lavoro degli ecovolontari, ha detto l'assessore all'ambiente Fabio Pinna. Ora però sono gli stessi sassaresi che ci chiedono, tramite segnalazioni e grazie alla pagina Facebook, maggiori controlli e di sanzionare chi viola le regole sul conferimento dei rifiuti e sulla raccolta delle deiezioni canine.
Si comprende che per rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini è necessario creare e potenziare un sistema di controllo che abbia uno scopo preventivo, che eviti le violazioni e sanzionatorio quando educazione, sensibilizzazione e avvertimenti non bastano. La Polizia Municipale da tempo è in campo per arginare il problema delle discariche abusive, del conferimento dei rifiuti fuori dagli orari previsti e di ogni altra violazione in materia ambientale. Il controllo deve essere inserito nella più ampia attività volta al raggiungimento all'obiettivo di aumentare e migliorare la raccolta differenziata, ha commentato l'assessore alla Polizia Municipale Antonio Piu. Da parte nostra c'è la massima disponibilità e volontà di contrastare questi comportamenti di pochi che pesano però sulle tasche e l'ambiente di tutti. Ma sappiamo che da soli non possiamo farcela. Per questo è fondamentale costruire un gruppo di lavoro che ognuno per le sue competenze operi per raggiungere il massimo risultato. Abbiamo tutti il dovere di dare al cittadino la percezione che si è avviato un nuovo sistema di controllo. Si partirà prima di tutto da una ricognizione delle risorse umane e dei mezzi a disposizione del progetto. La Polizia Municipale fornirà gli spazi per le riunioni operative e grazie alla collaborazione di Ambiente Italia, Barraccelli, Guardie Zoofile ed Ecovolontari si provvederà ad una mappatura delle zone più critiche, a corsi di formazione per tutti i membri del nucleo ambientale e insieme si valuterà come agire. Vogliamo mettere in campo l'autorevolezza, ha continuato l'assessore Pinna. Dobbiamo dimostrare la volontà dell'amministrazione di ascoltare le richieste dei cittadini. Dobbiamo dare risposte, difendere quei sassaresi e quelle sassaresi che ogni giorno si impegnano per una corretta raccolta differenziata. Il lavoro sarà un lavoro di gruppo con attività di tipo misto tra chi può sanzionare, chi avrà potere di controllo e chi continuerà la sua opera di sensibilizzazione, ha proposto l'assessore Piu. Si avranno zone videosorvegliate, mobili, pattuglie in borghese e altre in divisa. Si inizierà dalle zone più critiche per estendere poi i controlli a tutto il territorio. Fondamentali, come lo sono state sinora, saranno le segnalazioni degli stessi cittadini. Questo era il comunicato del Comune, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito fino adesso. Naturalmente vi ricordo che dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del notiziario che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato per la prossima. Ciao e grazie. Fogo che cammina a
mani e per una ora ascolta solo la mia. E se sente chi vive in questa terra e sono trasformato. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.